gioco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo insieme i servizi in scaletta. Partiremo dalla signora Maria di Iesi, un'autentica guerriera, e poi invece andremo da un giovane, Christian, che ha ottenuto il suo diploma di terza media. A Porto Recanati il salvataggio di un altro giovanissimo, un bagnino molto coraggioso. E poi sono ripartiti i centri estivi, andremo a Treia a vedere un allevamento di Labrador molto particolare. Ed infine parleremo di Elisa Di Francesca, testimonial per beneficenza. Se questi sono i titoli, iniziamo subito dal primo servizio. Ricorderete, la scorsa settimana abbiamo parlato della signora Leondina, e quest'oggi invece andiamo a conoscere la signora Maria, 89 anni, questa volta siamo a Iesi, e nel suo quartiere si è guadagnata il titolo di guerriera. Vediamo perché in questo servizio di Stefano Bricciaroli dal videogiornale del 24 giugno. È bella storia, ma è stata brutta. Brutta, brutta. Però ringrazio Dio. E ringrazio Padre Pio, che mi ha aiutato tanto quando ero in coma. Mi sono tesa 3 volte la mano sua qui sopra. Sembra una fantasia, ma non è stata. Ha sconfitto il Covid ed è tornata a casa dopo 111 giorni di degenza in 3 ospedali. Maria Barchesi, che compirà 89 anni tra pochi giorni, Iesina puro sangue. Grintosa, determinata, forte, nonostante ogni tanto nel suo racconto le lacrime le hanno riempito gli occhi. Era il 4 marzo quando ha iniziato a star male, febbre, problemi respiratori. Come tanti altri casi, purtroppo in quei momenti, il ricovero e lo smarrimento dei medici, poi la diagnosi Covid. L'affetto del figlio Bruno e di sua moglie Angela, dei nipoti, non l'hanno mai lasciata neanche per un attimo. Proprio il figlio ha scelto una terapia poco praticata che però ha portato alla guarigione. Abbiamo fatto una speranza continua, giorno per giorno, dal primo giorno quando l'abbiamo portata qua all'ospedale Iesi, e poi dopo logicamente siamo dovuti stare in quarantena per forza di cose, essendo stati a contatto,
E poi dal giorno che è andata giù alle malattie infettive in Ancona, quando poi prima è stata passata all'ossigeno normale fino a che la CPAP, il famoso casco, per poter riuscire a tirare il fiato, come si dice a Iesi. E poi dopo cosa è successo? È successo che io, avendo letto sempre sul web, sui giornali, questo medicinale che qualcuno non ha preso manco tanto in considerazione, il famoso tocilizumab, per curare l'artrite reumatoide. Parlando con la dottoressa all'infettiva, gli ho detto: ascolta, dice, guarda, tua madre ha l'1% di possibilità di vita, perché se la CPAP non va avanti dobbiamo intubarla. Agli anni suoi l'1% vuol dire che logicamente muore, no? Allora io ho detto, dico, scusa, dico, ma questo medicinale? Ha detto, ma sai, perché l'AIFA ancora, se tu autorizzi, gli ho detto, io autorizzo, facciamo un'audioregistrazione, una videoregistrazione, quello che volete. Fatta l'infusione venosa di questo medicinale, dopo 3 giorni lei è venuta fuori dalla terapia intensiva. Maria adesso è a casa, ha recuperato il buon umore, con l'unico rammarico che le rimane di dover saltare quest'anno le cure termali a Montecatini, dove negli ultimi anni ha sempre festeggiato il compleanno. Tutto solo rimandato al prossimo anno, tanto Maria è pronta a ripartire. Una vicenda bella tra le tante che questa pandemia ci hanno fatto raccontare. Mi sono commossa tanto, perché prima cosa l'avevo visto loro dopo tanti mesi, e poi l'accoglienza, e andavo tutto bene. Ringrazio Dio di essere arrivata fino a qui, però e me le gambe mi ha fregato. Lei diceva, qualcuno mi ha aiutato, grazie. Carattere mio, la forza del carattere. Grintosa. Anche i dottori mi dicevano, te, la dottoressa, te Maria gliela fai perché sei forte, da un finestrino mi guardava. Allora il pollice diverso io glielo alzavo su. E adesso possiamo anche sorridere. Come no, basta piangere, ho pianto tanto. Allora ci vediamo. Ciao Brecciarolo, grazie. Complimenti alla signora Maria. Adesso invece parliamo di un giovane, lo abbiamo conosciuto ormai qualche tempo fa, di lui abbiamo avuto modo di parlare diverse volte in questi ultimi tempi, è Christian, che si gode adesso il suo diploma di terza media. Marta Vescovi dal videogiornale del 21 giugno. Con tenacia e col sorriso, così Christian Cialona ha superato brillantemente l'esame di terza media, quello che per tutti è il primo scoglio di una carriera scolastica. Per lui, affetto da leucodistrofia, è stato un traguardo fantastico, tagliato grazie a papà Sergio e mamma Emily, che insieme agli insegnanti hanno pensato ad un percorso speciale. L'esame praticamente è stato svolto via Skype con tutti gli insegnanti di Christian, di tutte le materie, e i suoi insegnanti di sostegno mi hanno chiesto se potevo formulare una tesina con delle fotografie di Christian, che abbiamo scelto comunque insieme io e Christian, e poi ho steso delle didascalie sotto le foto per ogni materia, e poi ogni insegnante della materia ha fatto delle domande a Christian. Christian è stato brillantissimo, bravissimo. E anche perché le fotografie comunque gli ricordavano dei bei momenti, comunque degli episodi profondi, importanti per lui. Praticamente durante l'esame ha risposto alle domande attraverso o la voce, pronunciando il sì, quello è un suo modo, oppure chiudendo gli occhi indicando il no. E poi ha un tavolo su questo seggiolone dove ho comunque inserito e personalizzato con le tesserine PEX, che sono i vari messaggi per dire sì, no, ho fame, ho sete, sono stanco, difficile. Tutti questi messaggi importanti, fondamentali e comunque essenziali per farsi capire e comprendere anche dalle altre persone che non lo conoscono. Certo, l'impegno è stato tanto, visto anche il periodo difficile dovuto all'emergenza Covid. Grazie ai fisioterapisti di Christian che hanno voluto continuare a fare le terapie sempre comunque nel modo migliore,
con le dovute attenzioni, precauzioni. Inizialmente, quando c'era comunque la quarantena, eccetera, sono venuti a casa, poi successivamente siamo andati noi nel loro studio. Ora davanti c'è l'estate, poi per Christian inizierà un nuovo percorso scolastico che già ora riempie di orgoglio mamma e papà. L'abbiamo iscritto all'Istituto Commerciale di Chiaravalle, proprio qualche giorno fa è stato accettato in questa scuola, quindi siamo molto contenti. Mai pensavamo che, insomma, che Christian riuscisse ad andare anche alle scuole superiori, quindi è un traguardo. E per noi, insomma, è una gioia immensa. Tanti piccoli e grandi passi che la famiglia Cialona compie unita e sorridente, pronta a mettere la sua esperienza a disposizione di chi lo chieda. Congratulazioni a Christian e un abbraccio a mamma Emily e a babbo Sergio. Adesso un altro giovane, Michele, un giovanissimo bagnino di salvataggio in servizio sulla spiaggia di Scossicci di Porto Recanati. E nei giorni scorsi si è reso protagonista di un gesto, insomma, decisamente coraggioso. Eccolo insieme a Stefano Brecciaroli dal videogiornale del 20 giugno. Il padre e le figlie rischiavano di annegare, quando per fortuna è intervenuto lui, riuscendo a salvarli tutti e tre. Lui è Michele Villani, 17 anni, di Loreto, Bagnino. Siamo nel lungomare di Scossicci, a Porto Recanati. Un 45enne di Castelfidardo e le figlie di 19 e 17 anni stanno facendo il bagno, quando all'improvviso il mare aumenta la sua forza. Era molto forte. E alla destra mia c'era una spiaggia libera. Io le avevo viste queste persone che stavano facendo il bagno e le ero andato lì a richiamare con il fischietto per farle venire più a riva. Solo che guardandomi a me o per il pericolo chiamavano aiuto, aiuto, aiuto. Michele dunque si tuffa con la ciambella, riuscendo a lanciarla prima alla ragazza di 19 anni, poi tornato in acqua a raggiungere il padre e l'altra figlia che rischiavano di finire contro gli scogli. Ho preso la ciambella col padre, l'ho portata verso la riva. E per non lasciare la ragazza da sola 17 anni, che era un po' piccoletta comunque con il mare, l'ho presa per mano e me le sono portati. Insieme sono riusciti a tornare a riva. Per fortuna, dopo lo shock iniziale, i tre si sono ripresi. C'era un po' di adrenalina, un po' di paura, però per fortuna è andata bene, è finita bene. Il 17enne, nonostante la giovane età, non è nuovo a salvataggi. L'anno scorso ha soccorso insieme ad un collega padre e figlio che non riuscivano a tornare a riva. È ripartita l'attività dei centri estivi, siamo andati ad Ancona a vederne uno in particolare dedicato alla danza. Ancora Stefano Brecciaroli dal videogiornale del 23 giugno. Forte Altavilla, uno dei posti più belli di Ancona, se non altro perché domina tutto il Golfo del Conero, è sede di tanti centri estivi. Finalmente si può stare all'aperto, finalmente si può giocare, finalmente si può stare con gli amici. Ecco allora che siamo venuti a trovare chi questa organizzazione tira avanti, lo fa anche con impegno tutti i giorni. Siamo al centro estivo Niki Dance, andiamo subito a disturbare chi appunto questo centro porta avanti. Tanti bambini giocano all'aria aperta e danzano. Sì, esatto, noi abbiamo deciso di sfruttare gli spazi all'aperto che ha messo a disposizione il Comune di Ancona per svolgere la nostra attività che normalmente svolgiamo al chiuso in questo periodo in cui cerchiamo di riprendere le normalità delle nostre vite. E è divertente per i bambini che sono stati molto tempo in casa, è divertente per noi, soprattutto è un ritorno alla socialità in un certo senso, quindi ci piace divertirci insieme. Approfittiamo anche di questa occasione perché ci sono anche bambini che normalmente non svolgono la nostra attività, quindi per noi è anche una possibilità per introdurli in questo mondo della danza, delle nostre lezioni in generale. E perché no, poi portarlo avanti durante l'estate fino a settembre, quindi cercare di sfruttarlo al massimo. Non lo dico perché siamo ospiti, ma vedo tanti sorrisi, vedo tanto divertimento. Sì, i nostri bambini fortunatamente si divertono, sembrano molto contenti, apprezzano le nostre attività e per noi è divertente, soprattutto è bello rivederli dopo tanto tempo e diciamo che la cosa più importante è proprio questa, vedere i loro sorrisi e sapere che stiamo facendo la cosa giusta.
Arrivano accompagnati da parenti e genitori, poi durante il giorno? Durante il giorno stanno qua con noi in tutto e per tutto, li seguiamo nelle piccole cose, se hanno necessità, oppure durante le merende, quindi noi ci occupiamo di loro e poi li tornano a prendere i loro genitori, familiari comunque, e poi tornano a casa, diciamo, quindi con noi svolgono l'attività mattutina. Poi nel pomeriggio noi svolgiamo le nostre attività di danza, quindi proprio lezioni un po' più mirate, diciamo, sì. Però vedo, ripeto ancora una volta, tanta gioia, impegno, sì, da parte vostra non manca sicuramente, sì, però se lo si fa con il sorriso sulla bocca. Assolutamente, anche per noi è un modo per stare insieme dopo questi mesi in casa, in questo periodo difficile, non c'è cosa migliore, ne siamo molto felici, assolutamente. A Treia, nel Maceratese, si trova invece un allevamento per Labrador che daranno un aiuto, un sostegno a persone con disabilità psichica e motoria. Ce ne parla Caterina Cantori dal videogiornale del 21 giugno. Rufino, vieni, chiudi, chiudi, chiudi ancora, chiudi bene, chiudi bene. Bravo! Da sempre è considerato il miglior amico dell'uomo, ora può essere anche le sue braccia e le sue gambe. Si trova a Treia, in provincia di Macerata, l'unico allevamento italiano di Labrador addestrati ad assistere disabili motori e psichici. Il progetto nasce dalla volontà di Andrea Zenobi e Paolo Morresi, che hanno dato vita all'associazione Il Mio Labrador, con l'obiettivo di educare cani che poi andranno ad affiancare i disabili nella loro quotidianità, aiutandoli a svolgere mansioni come svuotare la lavatrice o prendere un oggetto, ma non solo. Il cane fa da ponte con la società, quindi se qualcuno a causa di questa disabilità ha difficoltà, che ne so, a uscire di casa, si chiude in se stesso con l'utilizzo, non mi piace come termine, ma per mezzo del cane riesce nel 99% dei casi a sbloccarsi. Attualmente l'associazione sta educando 20 cani e altri 16 sono in lista di attesa per iniziare la preparazione. Nel tempo sono stati 21 quelli che hanno raggiunto le persone da affiancare nell'ambito di un protocollo che prevede un percorso a cui partecipano anche i membri dell'associazione. Facciamo sia disabilità motorie che disabilità psichiche, lavoriamo in tutta Italia perché il protocollo di lavoro prevede che il primo periodo il cane sia con noi qui in associazione, poi quando il cane raggiunge circa un anno di età lo inseriamo a casa della persona che ne ha fatto richiesta e per l'anno successivo, perché dura circa 24 mesi il protocollo completo, per l'anno successivo siamo noi, io ed il mio staff che andiamo in giro in tutta Italia a casa del disabile e lavoriamo insieme a loro e nel caso dell'autismo e dei ritardi cognitivi anche insieme a chi se ne occupa dal punto di vista terapeutico. Un progetto ambizioso che però deve fare i conti con spese altissime che non possono essere rimborsate dalle famiglie. Ogni cucciolo costa circa 600-700 euro. Il percorso di addestramento dura 2 anni per un costo totale di circa 15-20 mila euro, ma il contributo chiesto alle famiglie ammonta a meno di 3.000. Una testimonial d'eccezione per una vendita di beneficenza. È l'olimpionica Elisa Di Francisca. Ci spiega tutto ancora Stefano Brecciaroli dal videogiornale del 24 giugno. Un progetto culturale unico, ovvero prendere un'opera d'arte, nella fattispecie la pala di Santa Lucia di Lorenzo Lotto, scomporla in 144 foto per poi ricomporla e ricreare nuova arte. Un progetto che ha acquistato un valore particolare di beneficenza perché servirà a sostenere l'attività dell'ospedale Carlo Urbani di Iesi, per la precisione del reparto di terapia intensiva. Ecco allora che quando si parla di Iesi si mette in prima linea la campionessa olimpica di fioretto femminile Elisa Di Francisca, presente alla presentazione del progetto in comune, presentazione che aveva preceduto con un suo appello personale. Ciao a tutti, mi raccomando, diamo una mano ancora al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Carlo Urbani di Iesi, acquistando una delle 144 foto di questo mosaico. Come fare? Andate sul sito forbiesi.it. Tutto è partito dall'idea di Davide Zannotti, titolare di un caffè iesino legato molto alla cultura e agli spettacoli di qualità, che ha chiamato a fotografare la pala di Santa Lucia di Lorenzo Lotto il fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti, che ha realizzato e donato un mosaico composto da 12 file di 12 foto in staff
Fuji per un totale di 144 fotografie raffiguranti il capolavoro lottesco che è custodito nella Pinacoteca di Ghisi a Palazzo Pianetti. L'unicità del progetto è che l'opera è stata messa in vendita divisa in 144 foto che vengono vendute singolarmente numerate e l'incasso, come dicevamo, sarà interamente devoluto al reparto diretto dal dottor Tonino Bernacconi. La vendita sarà online, le istantanee avranno prezzi differenti in base alla loro posizione, varieranno da 50 a 100 euro, ma non basta, parlavamo di progetto unico. Ecco allora che nell'idea dei promotori il mosaico di Galimberti sarà venduto a pezzi e poi ricomposto una volta all'anno in Piazza delle Monichette, luogo storico della città dove si trova il caffè culturale Jesino, invitando dunque tutti coloro che hanno acquistato un frammento dell'opera a portarlo in piazza e passare assieme simbolicamente la serata in ricordo di questi difficili momenti. La solidarietà non si ferma, per fortuna coinvolge anche la cultura. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Non mi resta allora che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... Abbiamo attraversato momenti diversi nella nostra vita, fatti di felicità, spensieratezza, a volte di preoccupazione e tristezza. Abbiamo vissuto cambiamenti epocali che hanno modificato le nostre abitudini, delle nostre famiglie e della società. Abbiamo adottato una scala di valori dove la competizione e il profitto occupano un posto importante. Abbiamo affrontato i problemi quotidiani senza quella giusta dose di coscienza civica, alcune volte in preda ad un fatalismo e ad una rassegnazione innaturale. Ora però, all'improvviso, un nemico sconosciuto ha fatto vacillare tutte le nostre certezze e la nostra quotidianità. Con il riavvio del sistema dovremo comprendere inevitabilmente che gli esseri umani hanno bisogno di correre insieme, senza divisioni, senza colori, né egoismi, consapevoli che la vera forza proviene dal rispetto delle regole, dalla conoscenza, dalla solidarietà, dalla cooperazione e dallo stare uniti quando si presentano difficoltà. Noi del CAF Tutela Fiscale, aderendo da sempre e con immenso orgoglio a questi principi, poniamo al primo posto gli interessi, le necessità e, come è scritto nel nostro nome, la tutela di migliaia di sedi sul territorio, di centinaia di dipendenti e collaboratori altamente specializzati e di un immenso numero di soggetti assistiti, lavoratori, pensionati, nuclei familiari e disoccupati. Grazie a tutti voi per aver scelto il CAF Tutela Fiscale e grazie anche agli operatori che lavorano quotidianamente in prima linea. A loro va il plauso più grande. Oh.